and raise my voice. Questo fatto dell'immagine io lo ricordo molto bene, è partito addirittura alla fine delle scuole elementari e mi ha accompagnato tutta la vita, perciò ho fatto l'accademia di nascosto, perché prima facevo i corsi al Parini, dopodiché la sera andavo a Brera e al Castello, e ho portato avanti direi da sempre questa ricerca fantastica che è la ricerca proprio del bello e dell'immagine.